Allo studio Danza Etoile di Favara è arrivata un'insegnante da Cuba, una masterclass importante appunto per portare ai ragazzi una novità diversa, sempre per parlare comunque di danza. Noi dello studio Danza Etoile ci prefiggiamo un nuovo grande obiettivo, è quello di dare la possibilità ai ragazzi di sostenere gli esami con l'Università di Danza Classica Cubana, ed è per questo oggi che abbiamo l'onore di avere l'insegnante docente Dunia Vera nella nostra scuola, che crediamo fortemente nel valore formativo della danza, formativo non soltanto nel senso fisico ma anche psichico e culturale, perché la danza forma il giovane nella sua interezza. Stiamo dando ai nostri giovani, ai giovani del territorio, la possibilità quindi di affrontare e di sostenere questi esami direttamente sul territorio agrigentino, e quindi i giovani non dovranno più spostarsi per andare a Napoli o a Roma o a Milano, ma direttamente qui verrà una commissione esaminatrice di docenti dell'Università Nazionale di Cuba. Ed è proprio per questo che abbiamo voluto l'insegnante Dunia Vera nella nostra scuola. Formazione Danza Italia porta in Sicilia la metodologia danza classica cubana, un'arte, una storia che appunto viene esplicata dai vostri insegnamenti e arriva fin qui, un progetto ambizioso. Abbiamo lanciato questo primo progetto, questo biennio formativo ad Agrigento con 14 insegnanti. Stiamo già diplomando parecchie insegnanti siciliane che entreranno a far parte di un circuito di promozione della grande danza che noi vogliamo fare, abbiamo la pretesa di fare proprio nel circuito siciliano. Non a caso stiamo organizzando degli eventi nella provincia di Agrigento, in particolare a Porto Empedocle, per far partire nel mese di luglio dal 7 al 12 il Porto Empedocle Medi Festival. Lei durante la lezione ha detto una cosa importante rivolgendosi ai ragazzi, che la danza deve essere una cosa fatta con amore e non una forzatura medievale. Sì, perché penso che è l'arte, scusami, non esporno, se va in palestra a sudare perché devo dimagrire. Per me la danza è arte, se bisogna di avere soprattutto la voglia di arrivare, di trasmettere sentimento, perché è quello che si fa con la danza, trasmettere. E non è una cosa facile, perché si pretende tanto lavoro duro, che quasi sempre i bambini vogliono subito danzare e mettere le punte, e questo dobbiamo noi insegnanti far capire all'allievo, che prima di tutto c'è un lavoro forte, con tanta disciplina, rispetto e soprattutto svegliare l'amore per la danza.